una collina da cui spaziare con lo sguardo a 360 gradi, lo sfondo quello del lago di Massaciuccoli e il padule con i campi di mais. Un panorama bellissimo, ma sotto i piedi ci sono i rifiuti. E più sotto una discarica aperta. Siamo alle Carbonaie, nel comune di Viareggio, dentro un'area contigua del Parco regionale di San Rossore Migliarino Massaciuccoli. Dall'alto lo spettacolo dei cumuli di rifiuti appare ancora più inverosimile. Una discarica accanto al lago, sopra un terreno fatto di torba, fra il reticolo di canali del Padule. La Regione Toscana, l'autorità di bacino e il comune hanno finanziato le operazioni di bonifica. 50 anni di rifiuti indifferenziati accumulati senza le dovute precauzioni. Plastica dappertutto, sacchetti, bidoni, copertoni, vetri, metalli, si dice anche Eternit. Tutta la spazzatura della zona veniva portata qui. E il percolato, il liquido che cola dai rifiuti con la pioggia e l'azione del tempo, è finito per anni nella falda. Va in falda, se no che si rifà, cioè, la ragione fuori, della bonifica è questa, non non è è stata la che no, la contaminazione è un'altra cosa, perché il progetto di recupero prevede il trasporto dei rifiuti nella zona adiacente che gli esperti definiscono sicura. Il percolato raccolto finirà diretto nel depuratore dell'acquedotto, sta scritto nei documenti. Quindi il percolato non sarebbe da considerarsi rifiuto speciale e pericoloso. La copertura, prima c'è un sistema di dreni che eventualmente intercetti eventuali fluidi, gas e liquido che dovessero essere in prossimità delle coperture, poi c'è sistema di una terra impermeabile, diciamo, e poi un sistema antierosione. Si tratta dunque di alcune vasche foderate di polietilene, con dentro degli strati di terra, ricoperti da altro polietilene. Alcuni grossi tubi, da sotto i cumuli, dovrebbero portare via gli eventuali liquidi o il biogas. Baine di polietilene ad alta densità, sovrastanti, sottostanti un sistema di drenaggio che Un drenaggio, raccoglie. diciamo, organizzato con delle pendenze già, Mi pare evidente. Sì, cioè è un progetto fatto apposta. C'è una piastra drenante sotto e dei dreni laterali A compluvio o displuvio? Verso l'esterno, vengono con le, sì, vengono Cioè, se a c'è un convogliamento c'è un all'interno convogliamento sul perimetro, verso il perimetro. Verso il verso l'esterno, perimetro, sì, bene, perché quindi è a displuvio. la tubazione Cioè, parte diciamo, nei il punto due di angoli impatto è della. sul lettore finale. Bene, cioè c'è un. Più che di una bonifica si dovrebbe parlare di una messa in sicurezza. Ormai i danni maggiori sono stati fatti e le responsabilità si sono perse. Ma che tipo di contaminanti possono esserci? Ma fondamentalmente sono contaminanti derivanti a base di azoto, per lo più azoto ammoniacale, perché provengono da un ambiente estremamente ridotto, con presenza di metalli di varia natura. È dal 2007 che si tenta di sistemare questa discarica. I rifiuti sono finiti anche sotto la falda e per tirarli su ci sarà da scavare. Questi qui sono rifiuti che vanno fino sotto falda, 1 metro, 2 metri. Questo qui è il limite, lo vedete qua, è il limite per la vecchia bonifica, i 2 terzi della vecchia bonifica erano qua. Di qui in là è il Qui non è terzo che ancora, qui è manca. ancora tutto da Da qui, bonificare. da questo fosso qui, là. Dalle cannelle in là è da bonificare. In un'area che appartiene al parco regionale, 2, 3, forse 4 metri sotto il piano di terra ci sono tonnellate di immondizia e sopra altri 8-10 metri accumulati nei decenni, che raccontano la storia di un'epoca. Sotto 8-10 metri abbiamo sul capo 8-10 metri. Quindi questi qui più in basso, ora non mi ricordo come fu coltivata questa discarica, partendo da quale lato, no? Ma sicuramente quelli più in basso sono i rifiuti più vecchi, evidentemente. E quindi questi dovrebbero risalire grosso modo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. E come vede, perché poi l'osservazione la si fa venendo proprio da vicino, e venendo da vicino ci si rende conto di come anche
un pezzo di legno, no? O la plastica, non ne parliamo, la carta, qui c'è tutto. C'è anche l'odore, professore. Qui, proprio qui. Un minimo di odore, un minimo di frazzo c'è per forza. Ma cosa ci dicono le analisi in merito agli agenti inquinanti? Il nervosismo degli esperti comincia a salire. Le analisi sembra non ci siano, perché non sono importanti, non servono. Quindi non incide assolutamente, cioè sono dati che non incidono, è soltanto però una soddisfazione. Però non incidono e ti rifaccio la domanda. Cosa, chi le ha fatte, quando le ha fatte e cosa Sandrini, dicono? Sandrini! No, però si possono essere prese delle precauzioni. Uno dice precauzioni. Non si può coltivare. Quando tutto era abbandonato, tutto era così. Cioè vabbè, ora siamo qui allora, oggi. Ora che stiamo intervenendo, si sta facendo l'operazione, speriamo che il morto, cioè che ci sia il morto. No, per l'amore del cielo, però. No, ma nel senso, si sta facendo un'operazione di risanamento. Secondo me peggiorare non può peggiorare, può soltanto migliorare, perché nel tempo la falda lei stessa alimenta una corrente di falda che non fa altro che depurare in piccolo. Ma nel 2007 l'ARPAT trovò metalli come il cromo. Alla fine ammettono che le analisi sono state fatte prima dell'inizio dei lavori, ad ottobre del 2011, ma nessuno si ricorda i risultati. Sì, memoria perché sono una sfascella di parametri analizzati. Sono otto. Vabbè, però quello che ci... Bene, ma quando voglio dire quello uno che uno dice... erano metalli, no? No, la sintesi uno la fa al volo, no? Si ricorda una sintesi. No, aumentati non sono aumentati. Questo mi sembra di ricordare con certezza, lo posso dire, non sono aumentati. Ma sono per la verità sempre stati molto bassi i metalli. Il geologo Tacconi ha ricevuto un incarico pagato 38.000 euro per compiere indagini idrogeologiche. Ma che fine ha fatto questo studio? Che c'è la determina, la 1520 del 14 novembre del 2011, ha dato incarico al geometro Tacconi di fare il monitoraggio idrogeologico. Ci sono risultati già o è sempre in corso? 38.900 euro la spesa. Eppure le analisi dovrebbero essere molte e costanti. 5 pozzetti servono per prelevare campioni di acqua di falda. Ma a cosa servono? Non ho capito. Questo serve perché qua per mezzo di pompe si cala la pompa a varie profondità, si tirano sui campioni di acqua e si analizzano i campioni di acqua per capire se vi sono intanto variazioni nel tempo. Soprattutto variazioni in funzione del proseguo dei lavori, di spostamento, e quindi si tiene sotto controllo l'inquinamento della falda, nel senso che poi è fatto obbligo durante queste operazioni di bonifica di non aumentare i valori di concentrazione di contaminazione eventuali della falda, presenti nella falda rilevati all'inizio delle operazioni. Esperti e amministratori comunque non sono riusciti a rassicurare i cittadini. Quando finalmente le analisi svolte saranno rese pubbliche, sarà possibile valutare il grado di inquinamento di una zona abbandonata per molti anni al proprio destino. A qualche centinaio di metri l'acqua del lago di Massaciuccoli, che gli stessi enti definiscono pessima. Ma sulla collina dei rifiuti è prevista una struttura turistica, con le panchine, il parcheggio, l'area sosta cavalli, l'approdo per le imbarcazioni. E l'odore acre che si ferma in gola, un sapore di acido che forse la cosiddetta bonifica non riuscirà a mandare via.